tempesta. Dentro la tempesta proprio siamo, sì, penso che... È una Sansepolcro piegata in ginocchio, questi alberi che sono caduti danno davvero l'immagine di una città devastata, sembra di essere proprio dentro la tormenta, qui vedete un albero caduto proprio sopra le auto, sono tantissimi gli alberi che sono caduti anche a ridosso delle abitazioni e il sindaco Frullani ha dichiarato che chiederà lo stato di calamità. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 150 km orari. A creare la maggiore preoccupazione sono stati proprio gli alberi, pini secolari, lì da sempre divelti e stroncati come se fossero di burro. Case, auto, strade invase da tronchi e rami. Ne avevamo parlato giorni fa con i condomini qui della pericolosità di questi pini, perché 3 anni fa è caduto il primo e cascò giù 3 o 4 anni fa. E abbiamo provato a chiedere di poter rimuoverli, ma con i tempi che il comune ha tocca avere pazienza. Ora ci ha pensato madre natura. La E45 è stata chiusa al traffico perché alcuni mezzi pesanti si erano addirittura ribaltati. Il traffico ha ripreso a scorrere soltanto intorno alle 13. Un poliziotto ed un carabiniere sono anche rimasti lievemente feriti. Mi trovavo su una strada a bloccare il traffico per il pericolo del crollo di alcuni alberi. E un furgoncino della Sogepu, a un certo punto gli si è staccato una spranga di ferro dal cassone e mi ha colpito dietro la testa. Problemi anche nell'ospedale di Sansepolcro, dove a causa di un blackout alcuni pazienti sono stati trasferiti ad Arezzo ed il vento ha divelto anche le condotte dell'aria condizionata. Le scuole rimarranno chiuse anche nelle prossime 24 ore. Il sindaco Frullani ha già istituito l'unità di crisi a Palazzo Aggiunti e arriva l'appello: da soli non ce la facciamo. Dovremo dichiarare lo stato di calamità naturale, perché la situazione è veramente difficile da gestire con il personale che abbiamo a disposizione, per quanto siano stati attivati tutti, dai vigili del fuoco, la protezione civile provinciale. La cosa incredibile è che è molto localizzato e quindi è difficile anche da fuori rendersi conto di com'è, e poi dura da tantissime ore perché è stato incessante dalle 2 di questa notte e quindi i danni sono superiori anche per questo motivo. Di non muoversi di casa, di stare il più possibile tranquilli, siamo tutti in azione, quindi di stare possibilmente tranquilli in casa. E se Sansepolcro ha decisamente vissuto ore in mezzo al ciclone, anche il resto della provincia ha dovuto fare i conti con questa sciabolata artica. A Montecchio Vesponi, a Castiglion Fiorentino, la struttura che si trova all'interno della cittadella della sicurezza stradale è stata scoperchiata. La lamiera ha tranciato i cavi elettrici della linea ferroviaria. Stanno lavorando per ripristinare la linea. Noi abbiamo tolto il pericolo perché la linea sta tranciata da una copertura di un tetto che ha tranciato i cavi della corrente del treno. E qui abbiamo sistemato. E ancora stanno lavorando per la ferrovia. È crollato anche il campanile a mezza via di Cortona, una struttura già in passato data come pericolante. Scuole chiuse anche a Loro Ciuffenna per 2 giorni. Intanto è stata chiusa a Terranova anche la Power One, proprio per problemi portati dal vento che ha colpito anche in tutta la zona del Valdarno. Tra l'altro quest'ultima con un blackout forse tra i più estesi. Oltre al vento anche la neve, in particolare su tutti i rilievi di Casentino e Valtiberina, ha contribuito a rendere questo 5 marzo una giornata da tempesta perfetta. Prefettura e provincia sconsigliano l'uso delle vetture per gli spostamenti non strettamente necessari, mentre il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, annuncia: firmerò lo stato di emergenza regionale.